Incontriamo il sindaco di Lamezia, l'avvocato Paolo Mascaro. Oggi si parla di agricoltura, ma soprattutto si parla di quelle che sono alcune problematiche, le problematiche legate al mondo, appunto, al mondo agricolo, in modo particolare di questo territorio. L'amministrazione comunale è vicino ovviamente agli agricoltori che chiedono, che pretendono tra virgolette delle risposte, e l'amministrazione, almeno per quel che compete la sua parte, c'è e ci sarà sicuramente, sindaco. Ma sicuramente, noi poi oggi siamo particolarmente soddisfatti perché questo importante congresso si tiene proprio presso la nostra sala consiliare. L'amministrazione, rispetto alle tematiche dell'agricoltura e Lamezia, è da sempre particolarmente sensibile perché è ben consapevole che questo costituisce proprio per il nostro territorio una grande risorsa che non è da disperdere ma è da valorizzare. D'altra parte, anche quando si è trattato di procedere alla nomina di assessore per una casella che era vacante, si è individuato persona che anche nel campo dell'agricoltura riesce a dare per le sue notorie competenze una grande mano, quindi sicuramente è così. Grazie sindaco, ora continuiamo a seguire il convegno, i lavori, grazie ancora una volta a lei. Grazie. Incontriamo l'assessore all'agricoltura del comune di Lamezia, il dottor Luigi Muraca. Oggi si tiene questo incontro con gli agricoltori, ma soprattutto per gli agricoltori, per portare avanti alcune tematiche importanti. Nello specifico, che cosa si chiede oggi? Buongiorno, quello che si chiede oggi praticamente è un incontro sia con gli agricoltori sia con, per quanto riguarda i frantoiani, sia per quanto riguarda l'associazione Acoprol, che praticamente ha messo insieme un pochettino tutte queste figure. Le figure sono importanti perché non bisogna pensare soltanto alla produzione, ciò che è a monte della produzione, perché quello che è a monte della produzione è importantissimo, anche se abbiamo molte difficoltà a portare avanti le nostre produzioni anche a causa dei cambiamenti climatici che ci sono stati. Poi abbiamo una seconda fase, dove nella seconda fase dobbiamo riguardare praticamente il momento della trasformazione, che è importante ai fini qualitativi praticamente dell'olio. E poi, se non ultimo, quindi dobbiamo mettere insieme il problema della commercializzazione. Ecco, tutti questi tre settori devono camminare di comune accordo e quindi ogni settore deve aiutare praticamente anche l'altro. Quindi il compito principale delle associazioni, in questo caso della Caprola, è quello di mettere insieme tutte le figure. Al di là anche di queste figure che noi abbiamo anche la presenza qua dei carabinieri forestali, dove i carabinieri forestali hanno un compito importantissimo sul fatto della repressione di eventuali problematiche che possono venire fuori. Però in questo caso i carabinieri forestali hanno anche un compito propositivo. Ecco, quindi l'unione di tutti questi soggetti credo che possa essere una risposta valida praticamente alla formazione a tutto il settore. Grazie assessore, grazie. Incontriamo il presidente dell'associazione che oggi ha organizzato questo incontro, l'Acoprol di Lamezia Terme, Saverio Raso. Allora, oggi un incontro importante, tanta partecipazione, tanti frantoiani, tanti agricoltori. Che cosa chiedete? Buonasera Massimo, grazie per essere qui. Noi siamo qui oggi perché abbiamo ritenuto fondamentale e importante richiedere un incontro con le istituzioni per far vedere sul territorio che ci sono delle problematiche da affrontare tutti insieme, a partire dalla nuova regolamentazione della nuova PAC, della nuova politica agricola comune, per cercare semplificazione e meno burocrazia. Abbiamo richiesto questo incontro anche perché i frantoiani vogliono, a seguito dei controlli che ci sono stati sul territorio, sulle attività dei frantoiani, cercare di capire quali sono le regolamentazioni per poter rispettare tutte quelle che sono le normative di legge. Certo, quindi arrivare tranquilli alla prossima campagna olearia, no? Esatto, perché dalla parte dei frantoiani c'è tutta la volontà di seguire tutte quelle che sono le normative, mettersi a posto con i frantoi e poter lavorare in tranquillità. Tutto questo in sinergia con i carabinieri, con gli enti preposti e anche con il comune di Lamezia Terme. Grazie, grazie Presidente, complimenti veramente, complimenti soprattutto per aver anticipato queste problematiche molti mesi prima della prossima campagna olearia. Ancora grazie e buon prosieguo di lavori. Incontriamo anche alcuni imprenditori, alcuni frantoiani qui presenti a questo importante convegno. Che cosa chiedete?
fondamentalmente oggi? Che cosa si chiede? Sì, ma soprattutto diciamo come piccolo imprenditore, perché poi la maggior parte degli agricoltori, soprattutto nelle nostre realtà, cioè sono dei piccoli imprenditori che hanno degli appezzamenti di terreno di pochi ettari, non di centinaia di ettari. E quindi come piccoli imprenditori o agricoltori agricoli chiediamo, come dire, la semplificazione di tutte le cose che ci vengono sottoposte. Cioè la burocrazia in questo momento complica anche la produttività dei nostri terreni. Cioè un agricoltore coltiva, lavora, ma poi non può pensare di andare in giro per la commercializzazione, per la questione dei prezzi. Cioè, in sostanza anche la contestazione che c'è stata in questi mesi, la contestazione dei trattori in tutta l'Europa, è un po' questo. Cioè i costi, diciamo, dell'agricoltore che affronta a tenere appunto produttivi i terreni e poi una commercializzazione che sostanzialmente non è adeguata ai costi stessi della produttività. Quindi diciamo questo convegno, questa riunione serve, come dire, a spiegare o a discutere, diciamo, con gli agricoltori quelle che sono le complicazioni burocratiche che impediscono una libera, diciamo, produttività, che certamente deve essere una produttività compatibile, diciamo, con l'ambiente, ma e noi osserviamo quelle che sono tutte le regole che sono state introdotte anche in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi. Quindi diciamo poi, ecco, ci serve l'organizzazione, in questo caso con le nostre associazioni, per affrontare insieme tante questioni che da soli sicuramente non potremmo affrontare. Ecco, se vogliamo che i nostri terreni siano produttivi, c'è bisogno appunto di meno burocrazia e, diciamo, di una semplificazione sulle questioni che noi abbiamo davanti. Grazie. Un altro imprenditore, un altro frantoiano, il signor Gigliotti, che ha un'azienda qui a Lamezia. Lamezia Terme, ok. Sì. Oggi che cosa si chiede? Stessa domanda che ho fatto a un suo collega, però è bello ed è importante sentire le versioni, anche insomma, versioni diverse. Ecco, che cosa si chiede? Sì, sicuramente versioni diverse, ma noi penso che comunque i punti di interesse saranno comuni a tutti noi, perché stiamo vivendo ormai da parecchi anni dei momenti difficili per portare avanti l'imprenditoria olearia, ma non solo. Noi chiediamo chiarimenti sulle normative vigenti, che sono poco chiare, sono poco trasmissibili a noi, diciamo, tramite associazioni, tramite altri... Uno snellimento della burocrazia fondamentalmente. Sì. Fondamentalmente sì, e in più ovviamente è tutto quello che raggira intorno a ciò, perché mantenere i costi di produzione, non solo, uno dei più grossi problemi che in questi ultimi anni è proprio la manodopera, perché non si ritrova assolutamente, non c'è gente di lavoro per poter lavorare, per poter fare la raccolta delle olive e non solo. Questo qua è un problema molto molto serio. È un controsenso in una terra dove di lavoro ce n'è abbastanza poco, no? Voi invece siete disperati nel trovare della manodopera. Veramente assurdo. Sì, 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 è veramente assurdo. Grazie, grazie e in bocca al lupo.